Un saluto a voi amici del web. Il video di oggi è dedicato ad una famiglia di alimenti davvero straordinari, che è la famiglia del cavolo. E quando dico famiglia, uso questo termine in senso colloquiale, perché in realtà dal punto di vista botanico tutti questi alimenti non solo appartengono alla stessa famiglia, bensì alla stessa specie. La forma nativa che vedete in questa foto è il cavolo selvatico, nativo delle regioni costiere europee sud-occidentali, che a seguito di modificazioni genetiche operate dall'uomo nel corso dei secoli, già a partire dall'anno 1000 avanti Cristo, attraverso selezioni e incroci, ha portato ad una enorme varietà di forme coltivate, di forma, sapore e valori nutrizionali diversi tra loro, eppure tutte della stessa specie botanica, Brassica oleracea. Oggi ne coltiviamo al mondo circa 200 diverse varietà e quelle più comuni da noi sono il cavolo cappuccio, il cavolo rosso e il cavolo verza, che appartengono alla varietà capitata, cioè quelle le cui foglie sono compatte a formare una testa, in inglese li chiamano cabbage. Poi invece abbiamo la varietà acefala, cioè senza testa, con le foglie più carnose e distanziate tra loro, gli inglesi li chiamano kale. In Italia ne coltiviamo una varietà particolare che è il cavolo nero toscano e poi il cavolo riccio. Altre varietà sono state selezionate invece che per le foglie per una crescita abnorme dell'infiorescenza a scapito delle foglie, come ad esempio il broccolo e i cavolfiori. Qui vedete un cavolfiore bianco, uno verde e uno romanesco. Altre varietà ancora sono state selezionate invece per una crescita abnorme della base del fusto, come il cavolo rapa. E infine altre varietà sono state selezionate per i germogli laterali, e questi sono i cavolini di Bruxelles. Tutte queste cose, ripeto, che pure sembrano così diverse, sono in realtà la stessa specie botanica. La cosa non ci stupisca, anche i cani appartengono tutti alla specie Canis lupus familiaris, eppure il pastore tedesco, il labrador, il barboncino, eccetera, sono molti diversi a vedersi. Sono stati tutti creati dall'uomo nel corso dei secoli attraverso selezioni e incroci a partire dal lupo. E così, a partire da quel cavolo selvatico che abbiamo visto all'inizio, abbiamo creato tutte queste varietà di cavolo. Come abbiamo già detto più volte, attenzione a non confondere agricoltura con naturalità. L'agricoltura è una pratica artificialissima. Le cose che coltiviamo non hanno più nulla a che fare con madre natura, le abbiamo create noi attraverso manipolazioni e incroci nel corso dei secoli. E non c'è niente di male, basta che ci intendiamo. Oh, poi tanto per completezza sulla famiglia delle Brassicacee, un'altra specie molto affine è Brassica rapa, a cui appartengono ad esempio la rapa, le cime di rapa, il rabizzone, il bok choy e il cavolo cinese o pechinese. Altre specie ancora di Brassicacee sono il rapanello, il crescione d'acqua, la senape, il rafano e il wasabi. Ma torniamo al nostro cavolo, che è un alimento utilizzato ed apprezzato fin dai tempi più antichi. Alcuni ricorderanno le pagine dedicate al cavolo da Catone il Vecchio nel suo De re rustica, due interi capitoli dedicati al cavolo e ai suoi usi detossificanti, digestivi, purganti e terapeutici, iniziando con la frase Brassica est quae omnibus oleribus antistat, è il cavolo quello che sorpassa ogni altro vegetale. Vediamo se Catone aveva ragione, cominciando col dare un'occhiata alla composizione in macronutrienti riferita a 100 grammi pesati a crudo. Ci rendiamo subito conto che hanno un elevato potere saziante con poche calorie, perché sono fatti per circa il 90% di acqua e hanno parecchia fibra, tra 2 e 4 grammi su 100, quindi ci saziano con poche calorie. Le poche calorie vengono un po' da carboidrati, sia semplici che complessi, pochissimi lipidi, ma anche, non dimentichiamolo, anche un po' di proteine che contribuiscono al nostro fabbisogno. Vedete, ce n'è tra 1 e 3,5% dei cavolini di Bruxelles. Sembrano percentuali basse, ma qui stiamo parlando del vegetale crudo, per cui il 90% è acqua. Ad esempio, una testa di cavolo pesa in media 1,5 kg. Se io la faccio cuocere, perde parte della sua acqua e quindi del suo peso, ma soprattutto del suo volume, e a quel punto da una testa ricavo fai 4 porzioni. E a quel punto, per vedere quanto mi arriva da una porzione, questi valori li devo moltiplicare per 4. La fibra, che è soprattutto fibra solubile, non solo è abbondante in quantità, ma anche di quei tipi più spiccatamente prebiotici come le pectine e gli RFO, gli oligosaccaridi della famiglia del raffinosio, come appunto raffinosio, stachiosio e verbascosio, dei quali abbiamo già discusso nel video sui legumi, che sono l'altra fonte alimentare principale di questo tipo di fibra. Ma in buona sostanza queste fibre promuovono la selezione e il mantenimento di una microflora intestinale positiva e protettiva per la nostra salute, oltre ai numerosi altri vantaggi della fibra solubile dei quali abbiamo già parlato in video precedenti. Sempre in quel video anche la risposta e la soluzione a chi dice: ah, ma a me causano flatulenza.
Diamo ora un'occhiata al quadro delle vitamine espresse come percentuale del fabbisogno giornaliero. Vedete che, a parte la B12, ovviamente, che è solo del regno animale, sono rappresentate tutte le vitamine del gruppo B e soprattutto folati e vitamina B6. Anche qui stesso discorso, sembrano numeri relativamente bassi, ma sono riferiti a 100 grammi. Se ne mangio 4 etti, già devo moltiplicare per 4 quei numeri. Vitamina E anche qualcosa, soprattutto nel cavolo nero, vitamina A come precursori carotenoidi è ben rappresentata nel cavolo rosso, nei broccoli e nei cavolini di Bruxelles e poi è presente in quantità notevolissima nel cavolo acefalo come il cavolo nero che è molto ricco di beta carotene ma ancora di più di luteina e zeaxantina. La luteina in particolare è carotenoide alleato della salute dei nostri occhi ma più in generale immunostimolante e antitumorale. E poi le rimanenti due vitamine sono presenti in quantità davvero significative. La vitamina C in tutti, vedete già con un etto di quasi tutte queste brassicacee, coprite il fabbisogno giornaliero per la prevenzione dello scorbuto di 60 mg e in molti casi lo superate anche del doppio, come nel caso del cavolo nero, ovviamente a patto di consumarli crudi o cotti molto velocemente e al vapore, se no la vitamina C, essendo idrosolubile, se ne va nell'acqua di cottura. Infine la vitamina K, con l'eccezione del cavolo rapa e del cavolfiore, è abbondantissima, anche qui coprite o superate quasi sempre il fabbisogno solo con un etto di queste verdure. Col cavolo acefalo addirittura lo superate di 10 volte perché la vitamina K si concentra soprattutto nelle foglie scure e questa varietà di cavolo è fatta solo di foglie verdi scure. La vitamina K non è idrosolubile ed è termostabile, per cui lei resiste sia alla cottura che all'ebollizione, per cui anche nella ribollita è ancora lì, al contrario della vitamina C che a quel punto è tornata quasi interamente al creatore. Minerali, anche se nessuno spicca in modo straordinario, però ci sono tutti e ricordiamoci sempre che le porzioni sono più grandi di un etto, quindi queste percentuali vanno moltiplicate. Quindi il contenuto di minerali di queste verdure, soprattutto se consideriamo che arrivano insieme a pochissime calorie, è un contributo importantissimo al nostro fabbisogno, in particolare per quanto riguarda il ferro, il calcio non tanto perché è controbilanciato dal fosforo. Il magnesio invece sì, il potassio anche, soprattutto perché vedete è più abbondante del sodio e quindi ci aiuta a correggere il bilancio tra questi due minerali che nella nostra dieta tende ad essere enormemente sbilanciato a favore del sodio, ovviamente a patto che non li inondiamo di sale aggiunto durante la preparazione, e poi qualcosa di zinco, rame, selenio e quantità ancora più notevoli di manganese, 2 etti e mezzo di cavolo nero e ne coprite il fabbisogno giornaliero. E poi non li vediamo nelle tabelle, ma sono tutti fonti di moltissimi altri fitocomposti protettivi, quali i polifenoli, in particolare flavonoidi, e nel caso di quelli colorati di rosso-viola, come il cavolo rosso o alcuni cavolfiori colorati, sono tali per la presenza di antocianine. Invece quelli verdi sono tali soprattutto per la presenza di carotenoidi come luteina, zeaxantina e poi di clorofilla. Al di là della loro ricchezza nutrizionale, questi alimenti sono tra i vegetali con le più spiccate proprietà antitumorali. Una mole impressionante di studi sia epidemiologici che sperimentali ha evidenziato come il consumo di brassicacee sia in grado di ridurre in modo significativo il rischio di molti tipi di tumori, in particolare i polmoni e tutti i tumori del tratto digerente. E questo sicuramente dipende non da un solo componente, ma dall'insieme dei vari fattori, la fibra, le vitamine, i minerali, la clorofilla, i carotenoidi, i polifenoli, eccetera. Ma c'è un gruppo di fitocomposti che sono caratteristici e distintivi delle brassicacee, e questi sono i composti solforilati della famiglia dei glucosinolati, che si chiamano così perché contengono nella loro struttura base una molecola di beta-glucosio. Ne conosciamo circa 120 e di per sé non svolgono alcuna attività biologica, ma quando la nostra verdura viene tagliata o masticata, entrano in contatto con un enzima chiamato mirosinasi che li idrolizza in molecole più piccole come gli isotiocianati, che sono in primo luogo i responsabili dell'aroma pungente che pervade la nostra casa quando li cuciniamo e del loro sapore leggermente amarognolo, ma soprattutto loro sì diventano biologicamente attivi nel nostro organismo. La loro straordinaria importanza protettiva nei confronti di diversi tipi di tumore non deriva tanto da un'attività antiossidante diretta, quanto dalla capacità di agire in modo specifico sulla proliferazione cellulare e l'induzione di enzimi detossificanti. La principale attività biologica degli isotiocianati consiste proprio nella loro capacità di indurre alcuni sistemi di enzimi coinvolti nella detossificazione di sostanze cancerogene e poi agendo su altri enzimi ancora sono anche in grado di prevenire l'attivazione di alcune sostanze precancerogene, come ad esempio quelle contenute nel fumo di tabacco.
Ora, senza addentrarci sui meccanismi d'azione, ma se vi ricordate il discorso che avevamo fatto nel video sul selenio, anche in questo caso sono molto probabilmente coinvolti i meccanismi di ormesi, cioè quando un piccolo stress induce il nostro organismo ad attivare meccanismi di difesa. Ecco, gli isotiocianati diffondono rapidamente nelle cellule, consumano per essere metabolizzati uno dei nostri principali antiossidanti endogeni, che è il glutatione, e questo piccolo stress induce la cellula a compensare producendo nuovi antiossidanti e attivando tutti quei sistemi enzimatici protettivi che abbiamo menzionato prima. Un isotiocianato che è stato studiato molto estensivamente per la sua attività anticancro è il sulforafane, che è particolarmente abbondante nei broccoli e nei cavolini di Bruxelles, ma si trova anche nelle altre brassicacee. Oltre all'attività di modulazione enzimatica di cui dicevo, il sulforafane è anche un potente inibitore dell'Helicobacter pylori, quel batterio che può infettare il nostro stomaco e indurre ulcera e tumori gastrici. Un altro composto molto studiato è la glucobrassicina, un glucosinolato diffuso in tutte le brassicacee che viene idrolizzato a indolo-3-carabinolo, che oltre all'attività antitumorale ha anche attività fitoestrogeniche, quindi modula il metabolismo degli estrogeni. Ma basta con la teoria e veniamo alla pratica. Prima nota pratica, la gran parte di queste sostanze benefiche, così come vitamine e minerali, si concentrano nelle foglie verdi più scure ed esterne di questi vegetali, quindi non buttatele via come vedo fare spesso al supermercato da qualcuno che prima di comprare la verza o il cavolo cappuccio scartano le foglie più esterne. Ma cosa stai facendo? È la parte migliore. Tanto guarda, lo devi lavare comunque perché un po' di terra ci sarà lo stesso, così ti stai semplicemente privando della parte nutrizionalmente più ricca. Una spazzolata e una rapida sciacquata e voilà, anche se un po' sporche di terra, le foglie più esterne possono essere usate per la cottura al vapore o per insaporire qualche minestra. Ricordiamoci poi che anche del broccolo, del cavolfiore e del sedano rapa si possono tranquillamente consumare le foglie, sono anch'esse ricchissime di minerali e fitocomposti protettivi ed è un peccato buttarle via. Seconda nota pratica, l'enzima mirosinasi, quello che converte i glucosinolati che non ci fanno niente in isotiocianati che ci proteggono dai tumori, lo abbiamo detto, viene attivato quando noi tagliamo o mastichiamo la verdura, ma viene parzialmente inattivato dal calore, quindi dalla cottura prolungata. Conclusione, il modo per godere dei maggiori benefici protettivi di questi alimenti è quello di consumarli o crudi, masticandoli bene e a lungo, oppure tagliati e cotti in modo rapido, diciamo al vapore per meno di 10 minuti. Per intenderci, devono restare ancora un po' croccanti, se sono completamente sfatti, li abbiamo cotti troppo. Per carità, niente di male se proprio ci servono così per qualche preparazione particolare, che ne so, la ribollita toscana o la cassola lombarda, ma in generale meglio cotture più brevi anche per preservare al massimo il loro prezioso patrimonio di micronutrienti. Ma lasciatemi insistere ancora un pochino sull'opportunità di mangiarli crudi, cosa che dalle nostre parti tendiamo a fare poco, ma è un vero peccato. La seconda frase che Catone scriveva sul cavolo nel suo trattato era Eam esto vel coctam vel crudam, si può mangiare sia cotto sia crudo. Forse ricorderete il video sui broccoli in cui concludevo sgranocchiando il broccolo e il cavolfiore crudo e invitandovi a fare altrettanto. Oggi aggiungo anche l'invito a provare a consumare crudo anche il cavolo, o mescolato all'insalata anche per arricchire il sapore, o in pinsimonio oppure da solo, come ho fatto io in questo piatto che ho preparato in 3 minuti, semplicemente tagliando a striscioline del cavolo verza e del cavolo rosso. Lo lavate per togliere la terra, togliete le foglie più esterne e coriacee che usate per altre preparazioni, magari una zuppa o degli involtini, e poi il cuore lo tagliate a striscioline sottili. Lo condite con un po' d'olio, limone, sale e pepe o quello che preferite, a me piace anche metterci un po' di succo d'arancia che dà un sapore più delicato. Poi, se volete, lo lasciate in frigo per qualche ora in modo che si ammorbidisca un pochino e voilà, pronto da mangiare, buonissimo e ottimo. Questo è un altro piatto che ho preparato io sempre in 3 minuti, tagliando a striscioline sottili il cavolo rapa crudo, qualche fettina di zucchina cruda e qualche anello di porro, semplicemente condito con un po' di citronette, una spruzzata di paprika dolce, una foglia di basilico e qualche seme di lino e di sesamo nero. Insomma, fa anche la sua bella figura come antipasto e ripeto, lo preparate in 3 minuti. Poi il cavolo crudo tagliato a listarelle è alla base di insalate di cavolo molto popolari in quasi tutto il mondo, che ciascuno prepara a modo suo nelle diverse regioni, chi con la maionese, chi con lo yogurt, chi con il latticello, chi con la panna. Inglesi e americani la chiamano coleslaw, noi a volte lo usiamo per l'insalata capricciosa, tutte preparazioni molto gustose, ma qui ovviamente grassi e calorie aumentano se esageriamo con le salse e questo vale soprattutto per quelle già preparate e confezionate. Meglio farla noi utilizzando
utilizzando lo yogurt bianco naturale e un po' meno maionese, come questa che ho preparato io, sempre col cavolo rosso, ormai lo avrete capito che è un debole per il colore. Invece questa che ha fatto il supermercato, se guardiamo gli ingredienti, ok, il primo è il cavolo, il secondo ingrediente è maionese, dove c'è dentro peraltro lo zucchero, il terzo ingrediente è un condimento fatto con olio e zucchero, il quarto ingrediente lo zucchero. E quindi il risultato, un etto di questa insalata di cavolo, che sono due cucchiaiate, mi dà 180 calorie, 14 grammi di grassi, 360 mg di sodio e, per non farci mancare nulla, anche 9 grammi di zucchero. Meglio la mia con lo yogurt senza zucchero e con molto meno sale. Un altro modo ancora per consumare le brassicacee crude è quello di metterle nei centrifugati o negli estratti o in quantità più piccole anche negli smoothie. Un altro uso ottimo del cavolo, questa volta cotto, è come ingrediente per zuppe e creme di verdura, perché contribuisce un sapore assai deciso e quindi sono necessari pochi condimenti, in particolare poco o niente sale, per ottenere comunque una zuppa molto saporita. Questa è una zuppa di cavolo rosso, porro e gambi di finocchio che ho preparato semplicemente facendo direttamente bollire le verdure in acqua, senza soffritti, senza olio né nulla, senza sale, senza dado, ma usando un mix di spezie essiccate e un po' di aglio in polvere per renderla più saporita, poi ho frullato col frullatore ad immersione e basta. Di olio extravergine d'oliva, che non ho usato per la cottura, ce ne metto un filo a crudo direttamente nel piatto, che è il modo migliore per consumarlo. Quelle decorazioni verdi che vedete sono le foglioline del finocchio, anche loro da mangiare e non buttare via. Un altro trucco che vi suggerisco riguarda invece il cavolfiore, che ha un'altra particolarità interessante per chi deve badare alle calorie. In moltissime ricette al forno o come purè o per addensare una crema di verdura, il cavolfiore al vapore sostituisce benissimo la patata, non solo come consistenza ma anche come sapore, e ha un carico glicemico molto più basso. E poi c'è un'altra preparazione strategica che si può fare col cavolo crudo, che sono i crauti, cioè cavolo fermentato semplicemente tagliandolo a striscioline e mettendolo in un contenitore ermeticamente chiuso con un po' d'acqua e sale. Perché dico strategica? Perché se vi ricordate il video su prebiotici e probiotici, i crauti sono un ottimo alimento per la salute della nostra microflora intestinale. Tutte le brassicacee, lo abbiamo detto prima, hanno attività prebiotica per la loro fibra solubile, ma i crauti sono anche direttamente probiotici perché hanno batteri lattici vivi. Ovviamente non se li fate cuocere perché i batteri muoiono, ma se li mangiate crudi o appena intiepiditi. E se li acquistate già pronti in scatola, preferite quelli conservati in acqua rispetto a quelli conservati in olio, che sono ovviamente più calorici. E se per noi oggi sono strategici come probiotici, in epoche passate furono ancora più strategici grazie alla loro vitamina C per i marinai che dovevano compiere lunghe traversate oceaniche, che dovendo rimanere mesi a bordo senza poter consumare frutta e verdure fresche, venivano decimati dallo scorbuto a causa della carenza di vitamina C. Quelli che non furono decimati erano gli uomini dell'equipaggio dell'esploratore britannico James Cook, che nonostante un lunghissimo viaggio di 3 anni non ebbero un solo caso di scorbuto. Ovviamente all'epoca non si sapeva della vitamina C, ma si scoprì che alcuni alimenti, come appunto i crauti e gli agrumi, evitavano l'insorgere di questa malattia. Gli agrumi però dopo un paio di settimane deperiscono, i crauti invece no, perché sono fermentati, e furono proprio loro ad aver salvato gli uomini del capitano Cook, che da quel momento in poi vennero regolarmente imbarcati in grossi barili di legno dove avveniva la fermentazione, salvando così la vita a migliaia di marinai. Oltre ai crauti, anche il kimchi, sempre probiotico, può essere preparato utilizzando anche il cavolo come ingrediente. Ora, i composti solforilati delle brassicacee ci offrono anche un ulteriore esempio, se mai ce ne fosse bisogno, di come in campo nutrizionale, se un po' fa bene, di più non fa meglio. E infatti alcuni prodotti di idrolisi dei glucosinolati, in particolare i tiocianati, siccome hanno dimensioni simili a quelli dello ione iodio, possono competere nel suo trasporto attivo nella tiroide, e quindi, se consumati in largo eccesso e senza abbastanza iodio nella dieta, possono inibire la secrezione di ormoni tiroidei, da cui la classificazione come agenti gozzigeni. Questa non è una cosa di cui dobbiamo preoccuparci se li mangiamo come verdura, nemmeno se mangiamo cavoli e broccoli tutti i giorni, a meno che ci sia già una carenza di iodio che verrebbe esacerbata, ma qui la soluzione è cercare più iodio, non mangiare meno broccoli. Ma noi non ce ne preoccupiamo perché sappiamo qual è la fonte naturale più formidabile di questo elemento, e cioè le alghe. Con loro nella dieta mai a nessuno mancherà lo iodio.
Invece la cosa dovrebbe cominciare a preoccuparci di più quando cominciassimo a pensare di estrarre i glucosinolati dalle brassicacee per metterli in un supplemento. Come abbiamo detto più volte, i supplementi non sono né saranno mai un sostituto per una dieta equilibrata, per cui non si può dire detesto i cavoli, ma mi prendo la pastiglietta di isotiocianati. E finiamo il video con una curiosità. Il cavolo fu alla base di una dieta che spopolò per qualche anno negli anni 80, The Cabbage Soup Diet, che univa lo spiccato potere saziante del cavolo con un altro trucco tipico di molte diete dimagranti popolari che non pongono limiti alla quantità ma alla varietà degli alimenti da consumare. Ed è il trucco della sazietà specifica, cioè si dice puoi mangiare questo, questo e quest'altro e dopo se hai ancora fame puoi mangiare senza limiti ma solo zuppa di cavolo. E questo è un sollievo per molte persone che vivono male il fatto di avere un limite, qui invece sono tranquilli perché gli si dice se hai fame puoi mangiare finché vuoi, purché sia zuppa di cavolo. Ma qui subentra la sazietà specifica, cioè dopo un po' mi sento pieno di zuppa di cavolo, magari una fetta di torta ci starebbe, ma un altro cucchiaio di zuppa di cavolo no. È un meccanismo innato che abbiamo per indurci a consumare una varietà di cibi diversi, ma se non posso consumare cibi diversi, semplicemente mi stufo e finisco comunque per mangiare meno calorie, anche se non ho il divieto formale di mangiare in assoluto. È una dieta carina, io l'ho proposta qualche volta, non certo a chi è obeso e deve perdere molto peso, ma a chi dopo il tipico shock della prova costume in primavera va dal nutrizionista e dice: ah, devo assolutamente perdere qualche chilo prima di andare in vacanza. E allora top, per una settimana questa è una dieta simpatica, facile da seguire, senza troppe menate, che quel paio di chili te li fa perdere. In realtà se ne perdono un po' di più, ma il resto è acqua, e intanto ti fa anche mangiare un bel po' di buona verdura. Mi propone un menù diverso per ogni giorno della settimana, del tipo lunedì petto di pollo alla griglia, martedì pesce ai ferri, e poi tutti i giorni avete sempre a disposizione questa zuppa, che peraltro preparata secondo la ricetta del libro è buonissima. Ed è anche parecchio consistente, non è un brodo, quindi sazia parecchio, e questa potete mangiarla a volontà. Ovviamente seguirla per più di quella settimana sarebbe un problema per l'equilibrio nutrizionale della dieta, ma è fin inutile specificarlo, tanto dopo una settimana chiunque preferirebbe una pugnalata nei reni piuttosto che ancora zuppa di cavolo. Signori, l'abbiamo fatta un po' lunga, ma sul cavolo l'aveva fatta lunga anche Catone, quindi siamo giustificati e ne valeva la pena perché si tratta di una famiglia di alimenti così economici eppure così straordinari. Io mi fermo qui, veryfood@spaziosfera.com è l'indirizzo email se volete inviare una domanda a questa rubrica e poi come sempre la cosa da ricordare è questa: vita quieta, mente lieta e moderata dieta, tutto chiaro? Very Food.